Ragazzi, benvenuti a tutti. Siamo alla terza giornata. Arriviamo da un 3-3 con la SPAL, non molto giocato bene. Anche Busaglia era un po' sottotono, ma direi tutti. Però un punto che fa comodo e ci fa rimanere per il momento terzi in classifica, alle spalle di Frosinone e Parma primo. Gran campionato per il Parma. Allora, abbiamo delle notizie, vi faccio vedere innanzitutto notizie di calciomercato che si è chiuso, noi interessa quello italiano, la Fiorentina prende João Pedro dal Milan, l'Inter dà via Musa in prestito al Valencia se non sbaglio, l'Inter Radu trasferito al Chelsea, la Juve Kai Jorge in prestito allo Sporting di Lisbona, il Torino prende Cataldi dalla Lazio e questo è un bel acquisto Cataldi a centrocampo per il Toro. Abbiamo poi, vediamo se la Lazio Camavinga, bene. Il Napoli prende Dagba in prestito dalla Paris Saint-Germain, la Sampdoria Guindo da Lipsia, Red Bull. Il Bologna dà via Medella all'Atletico Bilbao, ormai 34enne, anche capibile. Il Milan prende Mingueza in prestito dal Barcellona, la Juve prende da via De Sciglio in prestito al Milan. Buona squadra per il Milan, eh? L'Atalanta prende Adriano, 37 anni, non so cosa se ne può fare di un terzino sinistro ormai quasi a fine carriera. L'Inter prende Ivan Marcano, 34enne, hanno cercato tutti i risparmi in questa chiusura di mercato. La Sampdoria prende Verrips dallo Sheffield, portiere 25enne. Il Milan prende Paulinho, questo è un bel acquisto, questo qui è un bel acquisto, grande squadra ha fatto il Milan, eh? Solisis va dal Nancy, va a finire alla Lazio. Frendrup in prestito all'Atletico Mineiro. La Regina prende Boté, 21 anni, buono, buon centrocampista la Regina. Torino poi ha preso Pinzolio dalla Roma. E direi che questo è la chiusura del calciomercato, ma ci sono novità anche per quanto riguarda noi. Abbiamo optato per uno straniero in attacco. Vedete che ci hanno dato un premio a fine girone d'andata, 508 di ingaggio, e ci hanno aggiunto qualcosa sui trasferimenti. Ojo Dogan, vedete cosa dice. Perché lui non vorrebbe rinnovare, sta pensando di trovare un'altra squadra. Vabbè, noi abbiamo proposto 132.900, vediamo se accetterà. Abbiamo messo sul mercato questo giocatore qui, Li Russi è in fase di rinnovo e abbiamo preso Niang Bo. Niang Bo, un giocatore veloce, 22 anni. Ci serve qualcuno un po' più veloce lì davanti e abbiamo optato per lui un ingaggio di 228 e quindi vedremo subito schierato fin da questa partita contro Brescia. Andiamo a vedere solo se ci ha tenuto tutto come ho messo io, quindi ok. Io direi che capitano, però secondo me merita anche la fascia, qualche volta lo faso. E niente, andiamo con le maglie, le divise, direi che così può andar bene. Lo stadio facciamo inverno casuale e andiamo in campo a Rigamonti di Brescia per questa partita di ritorno, di girone di ritorno. Si avvicina sempre di più la partita di Coppa Italia contro la Juve. Ho finito l'Europeo per club, è stata una finale molto bella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, ma Real ha giocato una grandissima partita, non vi dico altro, la vedrete per intero. Stadio Mario Rigamonti di Brescia, squadre che entrano in campo.
Eccomi un po', dai, eccolo qua, mamma mia, Yangbo, veloce questo qui, scaldamento, grande pubblico, torna a sperare grande rappresentanza degli ultra del Chievo, circa 1500, Brescia con Perilli, Metiuk, Cistana, Mangraviti, Sabelli, Pajak, Ndoi, Bisoli, Spalek, Aie e Scrub. Chievo Verona che risponde con Gelmi, Armini, Gozzi, Pignacar, Nicolussi, Vitale, Haller, Lombardi, Bertini, Gnambò e Lo Faso. Nicolussi che non so se mi può giocare come terzino, questa per me è una novità, non ho mica visto che era terzino. Vediamo un po'. E difatti non può giocare, anche se è pompato. Assolutamente lo andiamo a togliere. Non me ne sono accorto, chiedo scusa, Novella. Ma porca miseria. E si parte, Pajak per il Brescia. Mangraviti, pallone verso Aie, lo controlla Pignacar. E allora Metiu, può avanzare. Aie, contrastato. Mette in mezzo, palla fuori e c'è la sostituzione. Non ci eravamo accorti di questa cosa, chiedo scusa. Si riparte da Gelmi, dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria. Gelmi mette giù la palla, scivola Allen, ma riesce a recuperare il pallone. Ecco Gnangbo che parte, la palla è su di lui, la controlla, la mette in mezzo per Lombardi, parte il tiro, c'è l'1-0 del Chievo. E c'è l'1-0, grande Gnambò. Vedete quanto conta avere giocatori veloci e tecnici lì davanti. Bellissima azione, Gela. Nei primi 4 minuti lo stadio Rigamonti, ma gran palla di Allen. 1-0 Brescia. E allora si riparte con Pajak, Mangraviti, Spalek. Su di lui Lombardi, era meglio verso Scrub, il pallone chiuso da Vitale. E ancora Gnambò che controlla la palla, la mette giù. Gnambò fa partire Lo Faso, chiude Cistana, Perilli verso Aie, arriva come una furia. Pinja Kerr, la butta indietro, Ndoye, Metiu, tutto chiuso, si va da Bisoli. Lancio per Aie, 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 esce Gelmi, sicuro, bravissimo. Prendete sempre portieri offensivi perché escono in automatico se sono offensivi. Novella, pallone a Manuele Bertini. Novella che si fa vedere, gliela dà. E allora Bertini che si invola, decide di passare la palla verso Lo Faso, la controlla. Poi gli viene portata via. Ma c'è più in Joker che chiude tutto. Manuele Bertini, gli scappa la palla. Allora Aie. Mette in mezzo questo pallone, Gozzi con tutta calma, Manuele Bertini, Lombardi, palla sbagliata. Allora Bisoli arriva su Scrub, c'è Gozzi, gliela portiamo via, raddoppiamo bene con Vitale, ma la meglio ancora il giocatore del Brescia mette in mezzo questo pallone, controllato da Gelmi, allarga subito per Armini, chiama l'1-2 ad Haller, vediamo se gliela dà. Sì. Poi di suo e di prima su Gnambò, ma chiude il Brescia. Sabelli, bravissimi qui. Vitale, pallone a Lombardi, la gira per Lo Faso, la tiene lì, Lo Faso, un controllo, se la sposta, parte il tiro e la parata. Mamma mia, del portiere del Brescia, grande Lo Faso. Si riparte con Gnambò da calcio d'angolo, pallone ad Allen, la controlla, la mette giù, la serve sul piatto d'argento Novella, parte il tiro deviato, Perilli la può bloccare. 20esimo, 1-0 Chievo Verona, Perilli per Pajak, Bertini che va a chiudere, lancio di Perilli, c'è Pignacar, stavolta non ci arriva, Vitale la controlla, stop a seguire elegante, la mette anche giù, adesso Gnambò. Si gira, grande numero di Gnambò, la Veronica, Gnambò, Gnambò, parte il tiro, la parata, mamma mia, ma è forte questo ragazzo, io l'avevo già visto, che
che era forte. Armini, pallone ad Haller, la tiene lì, tocca per Armini, allarga per Lombardi che si gira, non c'è spazio, allora si ricostruisce tutto. Novella, con calma, pallone verso Manuela Bertini, mette in mezzo per Lofaso, il controllo, il tiro sul primo palo, batti e ribatti, e il gol fortunoso di Lofaso, ma dà per premiare tutta l'azione, ci sta anche un po' di fortuna. Ma qui bravissimi l'1-2 e poi gran palla d'esterno, lo fa su un controllo, il tiro, palo portiere, palo interno e gol. 2-0 Chievo. Si riparte con Pajak, Mangraviti, lancio lungo, ancora Mangraviti, finisce a Kerr, niente da fare. Gozzi, ancora Gozzi, può controllare con calma. Sposta la palla verso Manuele Bertini, ancora Pignacher che avanza, tocca d'esterno, ancora verso Lofaso, il pallone la mette giù, sbaglia tutto. Ndoi, pallone da questa parte per Bisoli, lancio in avanti, Novella bravissimo, pallone ancora Pajak, Spalek, Gozzi, attenzione ad Aie, tiro, è fuori, mamma mia, attenzione a questo attaccante qui perché è pericoloso, eh. Si riparte, 31esimo, Gelmi, la può giocare, Novella, lato destro, può avanzare, c'è spazio, prova a farsi coraggio il terzino, e viene in avanti, pallone adesso Lombardi, la tiene qui, Allen, subito di prima per Gnambò, attenzione Gnambò, parte il tiro, la palla fuori, mamma mia. Si riparte con Perilli, 34esimo, lancio in avanti, Gozzi, ancora lui, Bisoli, Sabelli, lancio in avanti, lascia la palla nell'uscita Gelmi, poi arriva ancora Ndoye e gliela ruba Manuele, bravissimo, un pallone adesso in profondità, Lofaso che accelera, Lofaso, parte il tiro, niente, blocca Perilli. E allora si riparte da Ndoye, prova ancora questo lancio, arriva Pignacher, la mette giù, però la meglio Spalek sulla ribattuta, viene addirittura triplicato e non si va da nessuna parte quando Vitale chiude, che è in forma. Gozzi, si riparte da Allen, la cede adesso ad Armini che è abbastanza fresco, può viaggiare, una finta, pallone verso Gnambò, Gnambò, pallone verso Lofaso, chiude Sabelli e compagni, pallone in avanti, Pignacher, oggi di testa non c'è molto, ma va a chiudere ancora Gozzi, mamma mia sto ragazzo, ancora Gnambò, una finta, si gira, mette Lombardi in condizione di poter tirare, viene chiuso, poi Brescia pasticcia e mette la palla fuori, risultato per adesso meritato. Armini, Vitale, bravissimo, Novella, respira un po' la manovra del Chievo, allora Novella, si torna ancora da Bertini, pallone a Lofaso, la tiene lì e poi viene anticipato. Aie, pallone in mezzo, Gozzi chiude bene. Primo tempo che finisce così. E allora ricominciamo con gli stessi 11 per questo secondo tempo. Si parte con la battuta di Lofaso, pallone indirizzato verso Gozzi, si deve giocare con calma, Allen fa andare sulla fascia Armini, la palla lunga, Gnambò la tiene lì, Gnambò, pallone a Lombardi, carica al destro il tiro e la parata, porca miseria, e la parata del portiere del Brescia, calcio d'angolo. Però io direi di farlo battere a Allen. Si arriva con la battuta, con la corsa da centrocampo sbagliata. Attenzione a ripiegare. Ci sta una Matthew, troppo macchinoso il Brescia. Lancio in avanti, fuori gioco. C'era
fuorigioco netto. E allora ripartiamo con il Chievo, con Gnambò che si incarica di questo calcio di punizione. Gozzi chiede l'1-2, non gli viene data. Allora Armini, pallone verso Gnambò che si gira, palla in mezzo, adesso lo faso, niente da fare, chiuso. Pressa bene il Chievo, Allen, Sabelli, c'è mezzo fallo, niente da fare. Bisoli, 52esimo, dobbiamo tenere, Vitale deve chiudere qui la diagonale, bravo. Attenzione a Bisoli che avanza, mette in mezzo per Spalek, ancora Bisoli, subito raddoppiati, Gozzi, mamma mia, che intervento da gran difensore, poi Lombardi e adesso Gnambò. Da questa parte verso Lofaso si può avanzare, ancora Lofaso, pallone a Lombardi, Lombardi carica il tiro, fuori di niente, gran tiro di Lombardi. Cresco di rinnovo, cambio nel Brescia, esce Scrub, entra Bajic. Sabelli che va al rinvio verso Aie, Vignacarlo controlla, poi Gozzi e poi la palla di prima, ancora Vignacarlo, bravissimi. Novella si gira, c'è spazio, fa andare Bertini, Manuele, bel passaggio qui, ancora Lofaso, carica Lombardi il tiro di prima e la palla fuori, devastante oggi. Proveremo a mettere in mezzo Gnambò che la va a calciare bene, colpo di testa, passa la palla, arriva Novella, carica il tiro a giro, la palla deviata e allora Allen la va a mettere in mezzo, ancora deviata, ma ancora che recuperiamo col buon Armini che la stoppa, la va a mettere in mezzo, esce Sabelli e recupera ancora Armini, grandissimo. Bertini, Vitale allarga, bravissimo, verso Novella, pallone allo Faso che la tiene lì, parte il tiro, la deviazione. Gnambò, Lofaso, Lombardi, un bel trio d'attacco questo, eh. Proviamo a andarla ancora a battere in mezzo, Gnambò, arriva qualcuno, niente, deviata. E allora ci riprova Ie per il Brescia, deve chiudere Vignacar. Ricomponiamo le linee, Matthew rilanci in avanti, bravissimi qui, colpire di testa, subito tutto di prima, la palla verso Gnambò, mamma mia, fuori gioco di Gnambò. 70esimo, cambieremo le due punte per dare spazio anche a chi gioca un po' poco, Perilli, lanci in avanti, ancora verso Gnambò, anticipato Ndoye, mette in mezzo questo pallone, Armini devia via, recupera il Brescia, Allen deve andare a chiudere, grande Allen, Gelmi, Bertini, Manuele, bella partita la sua, molto ordinata, pallone a Novella, Novella se l'allunga ma recupera subito di prima, ancora da questa parte il solito fraseggio, niente, stavolta non si chiude e allora il Brescia sbaglia tutto, recupera Allen e la palla verso Lofaso, ecco Gnambò, una finta di corpo, niente da fare. Bisoli, Sabelli prova a rilanciare in avanti, colpo di testa di Gozzi, ma oggi il Brescia proprio non c'è. Pallone verso Lofaso, la tiene lì Lofaso, pallone a Lombardi e allora verso Gnambò, niente da fare, c'è il fallo, calcio di punizione per il Chievo Verona, fallo su Lombardi e allora proverà, lui non è un sinistro, vediamo Lofaso se è sinistro, neanche lui. Lombardi, c'è un sinistro signori? Niente, e allora tira Gnambò, che vada come vada, carica il tiro Gnambò, palla deviata. Perilli, messa giù qua la palla, Pajak, Cistana, prova ancora il lancio lungo, Cistana, Gozzi, bravissimo, Gelmi,
Allen. Si torna allora dai Gozzi che può avanzare, palla lunga, messa in mezzo, molto bene Lombardi la controlla, la cede ancora Emanuele Bertini, vediamo cosa fa, il passaggio subito per Lombardi, carica il tiro e la palla viene bloccata. 2-0, Chievo-Verona-Brescia, lancia ancora in avanti e c'è sempre i nostri difensori che oggi hanno fatto una gran partita. Pallone da questa parte, mette giù Novella, anticipato sul rilancio dello stop, attenzione da questa parte, deve uscire Gelmi, 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 salva tutto e allora riparte Allen, forse c'è il contropiede, ancora da questa parte, Rufaso, pallone ancora Lombardi, la gira bene per Gnambo, 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 il tiro, palo e c'è il gol, mamma mia Gnambo che tiro, 3-0 e firma così l'esordio. E adesso lo possiamo anche togliere. Ma che azione, mamma mia, che azione. Esce Favale, entra Armini, ma noi vogliamo anche dare il merito. Ma no, lasciamoli così, va, tanto ormai è finita. Mamma mia, sto Gozzi, che roba, ma mai più pensavo fosse forte così questo qua. Grande piglio qui. Attenzione. E poi c'è il 3-1. Sapete che le ribattute su queste azioni vanno sempre a favore degli attaccanti. Questa è una cosa che sul PES bisognerebbe. Esce Lombardi, applauditissimo, entra di nuovo Pierini. E si riparte. 87esimo, attenzione perché c'è ancora tempo, sul PES le partite non sono mai finite. Ecco Gnambò, pallone in mezzo, Lombardi, ancora Lombardi di ritorno nello stretto, niente da fare. Attenzione che il Brescia si spinge in avanti, lascia sfilare qui, sbaglia tutto, mette in mezzo il tiro, mamma mia, la palla fuori di niente. Andiamo a toglierli, giusto per far assaporare un po' di questo Tonin e anche questo lo facciamo entrare, vediamo. Ah no, ma gli ho già fatto tutte le sostituzioni, vabbè, non me ne ero proprio accorto. Subito lo fa, colpo di testa, Gnambo non aggancia bene. Siamo al 92esimo, lanci in avanti ancora la sfera, bravo Pignatello. E allora la palla da questa parte. Niente, tutto chiuso. Bisoli mette in mezzo. Pignac. Il rilancio di Bertini. Ancora Pignac. Riesce a lanciare? Bravo. E finisce così. Vinciamo a Rigamonti. Qualche malumore è qui. Ha bagnato il suo esordio. Questo bellissimo attaccante. Devo andargli a togliere i guanti perché non mi piace. Ragazzi, io direi che è tutto, ci leggiamo i risultati e poi ci lasciamo velocemente. 22esima giornata di ritorno, Brescia Chievo 1-3, vince la Ternana 1-0 a Ferrara, vince il Parma 2-0 ad Alessandria, Cremonese vittoriosa sul derby col Como 1-0, pareggio Lecce Regina 1-1, Frosinone perde molto bene, 3-1 in casa col Cotone. Buon punto del Pisa d'Ascoli 0-0, Benevento anche lui che perde 2-0 in casa col Perugia, Vicenza Cittadella 1-1, Monza Cosenza 1-0, classifica interessantissima. Ritorniamo al secondo posto, Parma 48, Chievo Frosinone 40, Benevento 37, Monza e Vicenza 34, Crotone 33, Regina 32, Brescia Spal Ternana 31, Lecce 30 e via via, come potete vedere, tutte le altre. Ci sarà adesso, mi sembra, se non vado errato, la partita contro l'Alessandria. Faremo un bel turnover perché poi vogliamo tenere i giocatori per l'andata e ritorno di Coppa Italia con la Juve. Ragazzi, è tutto. Io vi saluto e vi do un buon giovedì. Ciao ciao.